Salve, oggi vi faccio vedere come fare la struttura dell'album che io ho fatto per San Valentino. Questo è un po' più grande, ma i passaggi sono uguali. Mi è stato richiesto in YouTube e così ho deciso di farlo. Bene, ora vi faccio vedere la prima pagina. Io ve ne faccio vedere una, ma il procedimento è sempre lo stesso ed è questa. Io l'ho chiamata pagina con la tasca perché ha questa taschina ed è un unico foglio, poi ci ho ricavato questo motivo. Poi vi farò vedere come. Poi vi farò vedere questo. Questo è dove attaccheremo le pagine, la rilegatura. Io vedete le ho già segnate e dopo vi faccio vedere come. Poi vi farò vedere come addobbare, come abbellire la pagina. Ma andiamo per ordine. Bene, ora prendo il foglio che misura largo 44 e alto 34. In pratica viene una pagina di questa misura qui, che è 25 x 22 di larghezza. Bene, ed è ricavata da questo foglio di questa grandezza qui, che misura, come ho detto, 44 x 34. Ora ci prendiamo il righello e facciamo un segno a 9 centimetri dall'angolo in fondo, dal fondo, e uno a 6. E facciamo così anche dall'altra parte. 9 e 6. Poi dividiamo il foglio a metà, quindi la metà di 44 è 22. Facciamo un segno a 22. Lo facciamo sia in basso che in alto. Allora qui 22 e anche in alto per fare il segno. Poi prendiamo un bulino. Scusate, non avevo fatto in alto 22. Ci prendiamo un bulino e marchiamo i segni che abbiamo fatto, in modo che poi dopo li pieghiamo il foglio perfettamente e anche per avere comunque un riferimento. Poi prendiamo questo punto qua e portiamo la riga al punto che abbiamo fatto a metà. Così, in questo modo, scusate, tolgo un po' di roba, così e marchiamo. Vedete qui? Diciamo, facciamo una linea inclinata. Facciamo questo. Poi facciamo lo stesso dall'altra parte. E marchiamo. Poi facciamo la marcatura della linea, quella a 9 centimetri, da lato a lato, e tiriamo una riga. Poi dopo i segni li possiamo anche cancellare. Ecco qua. Ora pieghiamo
faccio vedere come, così, da quell'altra così. Scusate, non mette fuoco? Un attimo, vi faccio vedere. Ecco qua. Ecco, dovremmo trovarci in questa situazione. Ora dobbiamo piegare la linea retta che avevamo fatto a 9 centimetri e pieghiamo così. Ora pieghiamo l'altra metà, a metà, quello a 22, e marchiamo la piegatura. Mi raccomando, bene in mezzo, vi conviene prendere una pieghetta per marcare bene le pieghe in modo che vengano belle schiacciate. Ecco qua, questa è la nostra pagina che adesso andremo a decorare, ma prima di chiudere la tasca ci conviene mettere le carte. Quindi prendiamo le nostre carte che io ho fatto di misura. 21 di larghezza e 20 di altezza, e ho fatto due pezzi e la incollo così, lascio un bordino per fare per risaltare. Ora do la colla, anzi prima gli do un po' di colore attorno, un po' di distress. Prendo la colla, io uso questa a stick, e do la colla tutto attorno. Io uso questa colla per fare prima e poi comunque mi attacca benissimo, forse meglio dell'adesivo. Ecco qua, e me lo posiziono vedete, lascio un bordino ai lati e ecco qua. E faccio uguale dall'altra parte, quindi prendo la mia carta, gli do il colore attorno come prima. Ora prendo la colla e mi ci do la colla dietro, bene dappertutto, e attacco alla mia pagina. Cerco di metterla alla stessa altezza dell'altra, ma comunque non si vede perché poi viene tirato su, e siamo a questo punto qui. Dobbiamo fare questa taschina e deve venire così. Quindi io prendo la colla e attacco questo pezzo. Qui e da quest'altra parte. E attacco. Ora guardo qual è il pezzo. No, io lo voglio mettere alternato, quindi per non fare nella stessa pagina sia anche la decorazione della taschina non deve essere uguale logicamente a quello sopra. E la metto in questa maniera. Ok? Bene, ora do il colore anche dietro a queste. Vedete? Poi do la colla. E metto nella tasca così, e
Vedete che non è così, non sarebbe, non mi piace. Io ho cercato di fare i due contrasti e adesso metto in questa. Ecco qua, io ho finito di decorare per il momento questa pagina. Ora dobbiamo attaccare i lati e quindi dobbiamo prendere un altro tipo di colla, oppure potete metterci anche il bioadesivo. Io ho preferito mettere la colla. Una colla liquida va bene, benissimo. Io, la mia si chiama colla tesa, però vedete, è liquida e lo metto sui lati. Chiudo, attendo un attimo che la colla si asciughi, poi pieghiamo a metà così e questa è quasi finita. Vedete, adesso qui si è distaccato, ma perché la colla era ancora fresca. Ma vi assicuro che poi dopo sta bene chiusa. E ora lo metto da parte. E così faccio per tutte le altre pagine. Queste le ho già fatte. Vedete? Ne ho fatte 6 in totale. Questa. Ho voluto fare questo colore che dà un po' shabby, vedete? E queste. Bene, ora vi faccio vedere la rilegatura. Bene, ora facciamo la rilegatura. Ho preso sempre una base di cartoncino lunga 44 per 25. 25 è l'altezza questa della pagina. Bene, fatto questo, dobbiamo segnarci i punti in cui andare a piegare. Io ve li faccio vedere, spero di essere chiara, ma è più facile farlo che a dirlo. Allora, la prima piega la facciamo a 10 centimetri e spero che si veda, non si vede, però a 10 centimetri e con il bulino segniamo la piega. Poi ne facciamo una, lasciamo mezzo centimetro e facciamo l'altra, la seconda. Ok? Sempre con un bulino. Ora faccio vedere. Questa e questa sarebbero da un centimetro e mezzo. Lasciamo. Facciamo la riga, facciamo un altro centimetro e mezzo e poi un altro centimetro e così via. Vedete? Vedete, questo è mezzo centimetro. Poi un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo e un centimetro, non più mezzo, ma un centimetro, poi un centimetro e mezzo e facciamo un altro centimetro. In pratica dobbiamo avere 12 da un centimetro e mezzo a intercalare da un centimetro ogni due spazi da un centimetro e mezzo e poi iniziamo a piegare. Una volta che li abbiamo segnati tutti col bulino, facciamo le piegature e ci costruiamo la nostra base per mettere la nostra rilegatura per mettere le pagine. Io le piego, vedete, deve essere piegato così. Questo sarebbe il primo spazio, diciamo, per dove va la prima pagina. Vedete? Poi l'altro lo pieghiamo da quell'altro verso, così, e facciamo gli altri un centimetro e mezzo devono venire insieme in pratica. Non so se mi spiego. Vedete, ecco così, e questi due sono da un centimetro e mezzo e lo spazio che vedete è da un centimetro. Poi ancora il centimetro lo lasciamo
avanti e pieghiamo gli altri due da 1,5 cm e 1,5 cm. E questo devono venire 6 di queste linguette qui. Bene, finito di preparare la struttura, vi faccio vedere come mettere la copertina e poi infine rileghiamo il tutto, però ve lo faccio in un'altra parte di video. Ci vediamo quindi più tardi.